vada a divertirsi. Ottimo. Bene, è fatta. Ok. Andiamo dentro.
cosa che volevo. Sto arrivando! Aspettatemi lì! Ora vi faccio uscire! Livello di contaminazione 98%. Eliminazione imminente. Basta parlare! Andiamoci dentro! Così pare. Ecco l'antidoto. Ce n'è per tutti. E stavolta funziona. Deve. Speriamo. Ehi, punge! No, non so come hai fatto, ma funziona. Che gran sollievo. Avanti, mettetevi tutti in fila. Questo robot può averlo mandato solo questo. Vuol dire che... viva! È viva, ne sono sicuro! Sono qui ora, ho la cura e funziona! Gwen! Gwen! No, no, non puoi farlo, ti ho salvato! Ho fatto di tutto per salvarti! Devi resistere per me! Gwen! Gwen, devi lottare per me! Devi lottare! Gwen! Sei sempre stata l'unica. Fin dalla prima lezione di scienze.
Volevo stare con te. Anche quando ho giurato di non farlo. Io volevo solo amarti. Sono perso senza di te, Gwen. Peter, è il discorso più sdolcinato che abbia mai sentito. Gwen! Sei... viva. E sto molto meglio. L'antidoto funziona. E come? Peter, va tutto bene. Tu stai bene, questo è il punto. Sto molto meglio. Bene, una normale giornata all'Oscorp, eh? E hai avuto persino la forza di riprogrammare quel robot. I nuovi modelli ti attaccano ancora, però. Credo che usino un protocollo diverso. Smite probabilmente c'entra qualcosa. Ha alcuni robot al suo comando per controllare la situazione. Temo che nessuno controlli la situazione. Dov'è Smite ora? È scomparso dopo aver liberato l'S02, il robot serpente, contro di te. Penso che la Oscorp non sia contenta di lui ora. Credi sia possibile violare il sistema informatico e spegnere tutti gli altri robot? Alistair Smite ha progettato da solo i codici. Improbabile. Sapevo che l'avresti detto. Bene. Ora riposati. Presto usciremo di qui. Un avviso, Gwen. Usare le ragnatele al chiuso non è come farlo fuori. Reggiti forte e arriveremo a casa. Peter, sto bene. Gwen, sei quasi morta. Devi... Non c'è tempo. Dobbiamo sistemare le cose prima. Intendi tra di noi? No, Pete. Hai troppo da fare. E la gente ancora non sa che cosa è successo davvero qui. Ti credono il cattivo. Quante volte dovremo dividerci? Devo raccontare tutto alla polizia. Conosco agenti che erano amici di mio padre. Mi ascolteranno. Però promettimi che se ti senti... Pete, sto bene. Grazie a te. Ora vai. Ehi, il siero funziona. Gwen e gli scienziati sono salvi. Ma che succede? Hai visto il telegiornale? Vogliono mettere l'intera isola in quarantena. Temono una pandemia globale. Sto cercando di moltiplicare il siero prima che il virus esca da New York. Stai bene? Credi che mi perdoneranno? Stai per salvare l'intera città. Un buon inizio. Non la città. La mia famiglia. Tutti lo faranno. Sono sicuro. Dobbiamo riportare la città sotto controllo. Vedrai che tutto quanto andrà bene. Hai sentito di quei poveracci alla banca? Quale banca? Il furto alla St. Gabriel's. Devi accendere la TV. Nella St. Gabriel's Bank si trova un numero imprecisato di uomini armati. A causa della grave minaccia di epidemia in città, la polizia è allo stremo e chiaramente i criminali hanno colpito, approfittando di questo drammatico momento. Chi c'è dietro a questo? Ora vai. Puoi salvarli. Finirò il mio lavoro qui. Supereroi in linea. Allora che dici della mia ultima trasmissione? È stata grande. Dico, davvero? Non l'hai vista, eh? E dire che ti credevo sempre attaccato alla TV a guardare la CNN e i notiziari pronto a intervenire. Solo nei weekend. Allora vorrà dire che ti farò un riassuntino. Corri all'impianto di depurazione, l'acqua è stata avvelenata. Chi c'è dietro? Ecco il punto. Potrebbe essere stato un incidente. Eppure ne dubito. Lo scoprirò. Ti avevo detto di non fidarti di Smite.
Se fai resistenza, ti succederà qualcosa di brutto! Lo sai che sono matta? Non è così, lo giuro! Perché non hai una normale cassaforte come tutti? È la tua ultima occasione, i codici! Ok, ok, va bene, ti do il codice, ma non spararmi! Ehi, capo! Ci sono poliziotti ovunque! Non c'è via d'uscita! Stai calmo, ovviamente ho un piano. Sappiamo che sei lì dentro, Felicia! Tu e i tuoi ragazzi dovete uscire, subito! La mia fama mi precede. Papà sarebbe contento. Tu, vieni con me! Muovere un muscolo. Ehi, perché non ti calmi un po'? Devo trovare il direttore. Sai come si arriva al cavò? Non so. Forse dal condotto di aerazione del suo ufficio, ma serve l'autorizzazione del computer della sala comandi. Digita 0601 e aprirai tutte le porte. Grazie. Vediamo. Dovrebbe funzionare. Non ti muovere! Ora come vieni con me! Come seguirti se non posso neanche muovermi? Ma cosa... Vai, vai! Avanti, avanti, avanti! Postazione 1, libera! Postazione 2, libera! Postazione 3, libera! Tutti a terra, ora! Mani bene in vista! Tutto libero! Tutto a posto, procediamo! Non voglio procediamo. Che mi chiedano uno dei cattivi. Qualcuno ha notato Hardy? Con quella tutina sexy? Per forza! Avanti! Nessuno si muova! Ehi, 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 calmatevi! Ci arrendiamo, ok?
Ops. Ehi, che è stato? Ah, è nei condotti. Sparateli! Prendi questo! Non muovere un muscolo. Bene, amici, è stato bello, ma ora devo andare. Mi lasci libero? Ma certo, tesoro. A che mi servi ora che abbiamo tutti i tuoi soldi? Felice di vederti, ragno. Sei qui per affari o per piacere? Santo cielo! Cosa sta succedendo? La mia gamba! Oh, ti sei fatto la bua. Una fuga originale. Chi poteva immaginarlo? Tu sei ai primi due posti della lista nera del dottor Smythe. Spider-Man e Peter Parker. Ha usato il servizio informativo della Oscorp per scoprire dove vivi. Qualcuno ha visto Connor entrare da te. Ora Smythe sta andando a prenderlo. Sarà una lezione. Prendi questo! Yeah!
troppo veloci. Ti darò una lezione. Che ne consegue di ammanettare tutti i criminali come voi. Oh, scommetto che lo dici a tutte. Solo a quelle che mi piacciono, dietro le sbarre. Prima un ragno, poi una lucertola. Vorrei fare parte anch'io del tuo zoo. Dimmi come. Scordatelo. Lo scoprirò comunque. Addio, ragno. Calma, Felicia. Quando uscirai di galera, ti toccherà cambiare mestiere. Ma tieni quel costume. Non devi portarmi tu, ho i piedi, ne ho due. Allora usali per salire a bordo della volante della polizia. E poi, che hai intenzione di fare? Tornerai nella tua stanzetta Beloit? Forse, ma quello non è il posto giusto per me. Già, certo. Dicono tutti così, giusto? Sono una ladra, Spider-Man. Non una pazza. Mi sono fatta dei nemici in tutto qui. Nemici potenti. Ah sì? Come Norman Osborn? Qualcosa del genere. Sai cosa si prova a essere l'unica donna lì dentro, in mezzo a un branco di pazzi criminali con la bava alla bocca? Tutti che guardano me. Credi che sia legale senza che ci sia dietro qualcuno di molto, molto potente? Devo dirti che non ci avevo mai pensato, ma per essere sinceri, tu mi facevi quasi pena lì dentro, sai? Ti faccio pena? A dire il vero, speravo che mi avresti detto a quale piano della Oscorp Tower si trova il laboratorio in cui hai ottenuto i tuoi poteri da ragno. Cosa? Chi ha parlato della Oscorp? Ma come lo sai? Hai nominato Osborn prima. Sono un tipo sveglio. Sei ben altro. Ecco la ragazza che cercavate. Piano con le manette, non vorrei si rompesse un'unghia. Ah, Felicia, stavolta non contare su di me per scappare. Fossi in te non me ne preoccuperei, caro il mio Spider-Man.